Per il rilancio della linea ferroviaria Roma-Pescara, il Recovery Fund non sarà un'opportunità. I milioni di euro che l'Europa è pronta a mettere a disposizione su importanti progetti per la ripresa dell'economia italiana non saranno destinati all'atteso rilancio della linea ferroviaria. Bisognerà quindi attendere ancora prima di poter arrivare da Roma ad Avezzano, Sulmona e Pescara in tempi ragionevoli. La cosa preoccupante, vera, è che della utilità di questa opera di velocizzazione non si rende conto praticamente nessuno. C'è una indolenza vera in questo senso, cioè l'utilità che può avere quest'opera per la rinascita dell'Abruzzo. Il progetto di velocizzazione della Pescara-Roma costa 6 miliardi e mezzo. Nei mesi scorsi ci hanno detto che quest'opera sarebbe stata realizzata con i fondi del Recovery Fund. Questo non è vero, perché nel documento che è stato presentato alle commissioni parlamentari questa tratta ferroviaria è prevista per un finanziamento di 620 milioni che sono provenienti dalle casse dello Stato e nulla dal Recovery Fund, che invece prevede una spesa globale di 190 miliardi. Solo alcuni mesi fa a Roma si sono incontrati il presidente della regione Lazio Zingaretti, il presidente della regione Abruzzo Marsilio, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia e la ministra De Micheli. In quella sede, il 10 di ottobre del 2020, hanno approvato il progetto e tutti, ripeto, hanno detto che sarebbe stato finanziato con i soldi del Recovery Fund. L'altro ieri la giunta regionale d'Abruzzo ha approvato questo progetto. Invece adesso la sorpresa amara è che di fatto il progetto resta lì così com'è, senza che sia per nulla valorizzato e finanziato fino in fondo, almeno in una parte notevole. Entro il 30 aprile il progetto dovrà essere presentato a Bruxelles e se non si interverrà per modificarlo, l'Abruzzo avrà perso un'importante partita strategica per il suo futuro. Bisogna che in fretta tutti coloro che hanno fin qui detto che avremmo avuto il grosso finanziamento del Recovery Fund, bisogna che si diano da fare seriamente per assicurare un finanziamento adeguato per la velocizzazione di quest'area.